Allora ragazzi, stiamo attenti, qua avete le partite. Partiamo con i sondaggi. Max, votiamo il portiere in che sistema? I due che non vengono votati? Com'è che è? Ok, Cragno però non c'è. Credo sia ancora infortunato, rientra ragazzi. È infortunato, Cragno rientra. Comunque io direi, allora, Silvestri 3 gol ha preso l'ultima volta. Ok, ragazzi, votate. Dai, ragazzi, attenti sul pezzo. Il portiere fondamentale. Bene, mi piace così. Mi piace. Smanettate come si deve. Allora, Roma Spezia, Inter Cagliari, Sassuolo Lazio, Napoli Empoli, Torino Bologna. Qua mi sembra che siamo quasi al 96% Milinkovic-Savic, ragazzi. Perché dopo abbiamo Udinese Milan. Max, direi che siamo a posto. Direi Milinkovic-Savic in porta. di Ok. sì. Molto bene, ragazzi. Molto bene. Mi piace questa cosa qua. Molto, molto bene. La responsabilità è vostra. Vi ricordo una cosa. Se non sbaglio, e Max ora controllerà in 22 secondi, io gioco con Bobo la prossima partita. Lo dico subito. Sicuramente sì. C'è uno scontro di un certo rilievo in zona Champions League tra me e Bobo. E tanto per ricordarvelo, Adesso lo ok? facciamo vedere a tutti, guarda. Ok, e tanto per ricordarvelo, ragazzi, questa è quella vecchia, giusto Max? Adesso Sì. devi aggiornare la nuova. Ok, e tanto per ricordarvi, vi ricordo chi ha Bobo davanti a proposito del portiere. Ha Zapata, Vlahovic, Simeone e ogni tanto gli fa anche gol Zielinski. Quindi, per carità di Dio, attenti alle scelte. Allora, in porta per opporci a questo attacco clamoroso mettiamo Milinkovic-Savic. Max, i difensori, come li votiamo? Vai. Io Allora, intanto che modulo volevi fare? volevo fare come sempre il 3-4-3, Perfetto. perché mi permette di tenere tre attaccanti e più nei centrocampisti qualcuno che può segnare, capito? Ok. Allora, andiamo a vedere come fare per i difensori. Sì. Allora ne mettiamo, cosa facciamo? 5 e scegliamo i migliori 3 o togliamo i 2? Allora, io direi che due sicuramente sai già chi mettere. Due li metto già, E poi ok? facciamo votare chi è il terzo. Allora io direi che Cuadrado entra. Sai cosa stavo Ok. pensando? Sai cosa sto pensando? Sai chi potrebbe entrare, ragazzi? In questa partita, non so cosa pensate voi. Questo ve lo chiedo e se mi date una risposta nella chat. Il terzo lo scegliamo un attimo insieme. Cosa ne pensate se io inserisco Biraghi? Mettilo Cuadrado, Max, scrivilo. Cosa ne pensate se io con Cuadrado metto Biraghi e poi scegliamo insieme il terzo? Ditemi un po'. Vedi? Guarda, Biraghi Maele, Biraghi Maele, Biraghi Lele, subito Biraghi, sì Biraghi, ovvio Biraghi, addirittura punizione cross, Biraghi legali, Biraghi e Maele ci sta, ottimo Biraghi. Ragazzi, sono tanti, alcuni ovvio, ma ragazzi, scusatemi se io non sono esperto nel settore, e per questo secondo me funziona questo nuovo modo di fare anche la formazione. Ragazzi, ho scelto bene, mi confermate, io mi fido di voi, eh. Biraghi sempre bonus, con la Salernitana certa, beh, non è che è scontato, Biraghi sì. Punizioni angoli, io non lo metterei. Lele Biraghi l'anno scorso ha fatto il record di assi, mi piace Biraghi. Io direi che possiamo andare con Cuadrado e Biraghi. Ok. Molto bene. Ok, e qua ragazzi arriviamo al punto dove dobbiamo riflettere. Allora, Max, come vuoi farlo questo sondaggio? Allora, adesso mettiamo 5 nomi, quindi Ok. Maele, Toloi, Bremer, Sì. poi gli altri due vedi te, chi Sì. preferisci. Metti questi tre, poi metti Maele, Toloi, Bremer, e metti, aspetta un attimo, fammi vedere un attimo, metti Ibañez, metti quei quattro, dai, metti quei quattro. Ok, e E ti votano chi dico, vogliono il terzo. chi vogliono il terzo? Vogliono il terzo, mettiamo il terzo o chi eliminiamo per scegliere anche le due riserve? Ti chiedo.
Io farei più che altro dopo, togliendo quello che è stato scelto, Ok, ragazzi, con il scegliete il 3. terzo, metti allora questi quattro e scegliete il terzo, ragazzi. Allora, tenete presente una cosa. Allora, tenete presente, l'Atalanta va a Verona. Prima di votare, già state votando, ok? Non è detto che te lo giochi perché lui li ruota spesso, ecco perché dico poi riflettiamo bene sulle riserve. Allora, Bremer più di Maele, Torino-Bologna. Quindi io spesso, lo sapete che se ci seguite, spesso ho messo Milinkovic e Bremer come perno asse centrale della difesa. È giusto? Sentiamo, vediamo. 182 voti Bremer davanti a Maele che è comunque un esterno che ha speso tanto stasera e lì se gioca a sinistra non c'è Gonsi, se ancora può darsi che giochi, però può giocare Pezzella, quindi direi Bremer, match, mettiamo Bremer. Mettiamo Bremer, ok. Chiudilo pure. Ok. Chiudi pure Bremer e poi ti dico che già come riserva metti Maele, ok? Questo tienitelo da parte, va bene? Ok, in porta Silvestri, immagino, Va perché è il grande. benissimo, va benissimo. Tieni riserva Maele, così dopo facciamo il voto sul terzo, cioè sul secondo difensore da mettere. Andiamo ai centrocampisti, ragazzi. Andiamo ai centrocampisti. Allora, i centrocampisti. Allora, uno io lo farei dalla chat. Quindi io direi, facciamo così, Max, facciamo così. Uno lo scelgo io, Perisic, mettilo. Ok. Ma non li stacchi un po'? O li metti in linea subito? Non so se ci sto come spazio, Ah però no, adesso perché aspetta. Bremer, cioè perché... Oh, bravissimo, bene. Allora, ragazzi... Lo mettiamo Barak che è stato male anche l'ultima partita e lui calci i rigori o andiamo subito sui Brozovic, i Tonali, i Djuricic, i Mkhitaryan, chi volete mettere per primo? Ah, Bamford gioca, Bamford è un grande perché ma ha pareggiato con Leeds al 95esimo. Broz Barak, se gioca Barak, sì, Barak. Anche a me piace Mkhitaryan perché non mi ha dato tantissimo quest'anno ma mi piace. Barak per mi piace anche quella lì di Andre 83 91 8. Barak, Broso fisso, Miki con Allora mettilo Barak. Ok, adesso il sondaggio lo facciamo tra. Ok, mettiamo gli altri due, i primi due che vengono Max votati. Ok. E aspetta, quanti nomi vuoi mettere? Allora io metterei Tonali, Brozovic, Allora, Tonali. Mkhitaryan e Kovalenko. Anzi, quasi posso, te lo metto anche Djuricic. Vai, e Djuricic, magari rientra. Metti Sì. Tonali, Brozovic, Mkhitaryan e Djuricic. Ok. Vai. Allora, vediamo. Togliamo quelli vecchi, tra difesa. E sì, adesso appena parte questo si sostituisce. Grande Max, E stavo grandissimo. pensando se fare i due più votati o i due meno votati da togliere. Cosa può essere più comodo? Ragazzi, facciamo così, votate i due che vanno in campo, vai. Votate i due che vanno in campo in quel sondaggio che adesso vi mette Max, tra i quattro giocatori che vedrete. I due che vanno in campo mi interessano. Ecco, di questi qua, chi va in campo? Vai, scagliate, vai, 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 smanettate perché qua non è detta. Djuricic non lo caga nessuno, molto bene. E chiaramente perché giustamente Mkhitaryan è quasi una punta, potrebbero far gol. Allora, Mkhitaryan ci va, Djuricic 8 voti. Adesso le facciamo così. Tanto Sì. visto che probabilmente Mkhitaryan Sì, andrà. andrà, dopo rifacciamo fra i due che rimangono fuori, che sarebbero Brozovic e Tonali in questo momento, e Sì. vediamo Ok, chi mettere, perché loro possono votare solo uno alla volta. Mkhitaryan dentro. Mkhitaryan dentro. Perfetto.
Rifà il sondaggio, ragazzi, molto bene. Ragazzi, occhio, ripeto, occhio, abbiamo fatto 1 a 8 l'ultima volta che abbiamo fatto la formazione insieme. Vi dovete dar qualcosa in più. Io mi fido di voi. Djuric è ancora infortunato, quindi Djuric non va neanche in panchina. Quando rientra Djuric? Ah, ok, il quarto. Oh, questa è una bella gara, eh. Due prerri del centrocampo, uno più esperto, l'altro più giovane. Allora, Tonali va in campo, Tonali o il sacerdote? Chi volete predicare? Tonali o Brozovic? Chi volete il governo in mezzo al campo per la mia squadra? Direi Brozovic di più. Ragazzi, vi prego una cosa, in questo caso toglietevi la maglia. Milan e Inter, toglietevela. La squadra la mia, io vado in campo, io ci metto la faccia, io mi prendo tutte le responsabilità, ok? Però voi dovete volermi bene. Fate una riflessione profonda, eh? Giustamente anche le osservazioni sulla partita possono essere utili, certamente, però è anche vero che il giocatore che poi fa una gran partita in un campo difficile, poi dopo prende il voto in più. Ci siamo, che l'ordinaria amministrazione. Comunque direi che siamo quasi al doppio per Brozovic. Max, metti Brozovic. Venduto. Ragazzi, confido in voi, eh. Siete 3.000 anime quasi, che siete qua con me. Capito? Io vi porto in campo nello spogliatoio con la mia squadra. Entriamo in campo, ci carichiamo, ci battiamo come faceva Hector Cooper. Puff, puff. Capito? Colpo sul petto prima di entrare in campo. Io vi batto forte sul cuore. Voglio sentirlo caldo, vibrante. Dobbiamo andarcela a prendere questa vittoria contro il cammello. O no? Dobbiamo andarla a prendere col cammellaccio, che manco sa chi schiera, mette solo quei quattro lì lui. Zielinski, Simeone, Zapata e Vlahovic. Poi non sa nemmeno se giocano in 14, che difensori ha, la panchina, sbaglia i nomi. Vogliamo andare a portare via i 3 punti o no? Ok. Le riserve mettiamo Tonali Arrivo. e Maxi Lopez. Queste sono le due riserve. Nell'ordine io direi, aspetta, direi Tonali e Maxi Lopez nell'ordine, vai. Ci manca anche un difensore che sarà, te lo dico, il difensore sarà di riserva, sarà Ibañez. Però facciamo questo, Ibañez prima di Maele, Ok. perché potrebbe far gol di testa, vai. Occhio che adesso arriviamo agli attaccanti. Occhio! Andiamola a prendere questa vittoria. Ok, ci siamo. Adesso andiamo agli attaccanti. Allora, uno lo scelgo io e non si discute, che è Ibrahimovic. Ok? Leao sarà ancora infortunato, perché Leao sarà infortunato. Ora, chi mettiamo tra? Due tra Dybala, Politano e Raspadori che ha fatto doppietta. Io vi ricordo che Raspadori da seconda riserva mi ha dato 14, 8 più 6, 2 gol entrando dal primo del secondo tempo. Quindi quando adesso li selezionerete, rispettate anche la storia, rispettate l'uomo ispirato, rispettate il momento di ognuno, ok? Perché dico così? Perché dico così? Perché Politano rientra e non sappiamo ancora come sta. State attenti su chi mettere, ce ne servono due. Te lo Stanno dicendo dico. che Lozano si è fatto male stasera, quindi è Sì, facile che giochi Politano. però dici chi togliamo, Max? Sì, La perché domanda così va fatta. votano chi togliere. Hai capito? Quindi tolgono Politano? In Diglielo questo però, dimmelo, perché io ti avevo detto momento. i due. Allora, Lo faccio ripartire, non è un problema, Lele. cancellalo, cancello. State concentrati su di me. State concentrati su di me, ragazzi. Io vi chiedo, chi volete che giochi? Dovete scegliere i due titolari. Tiralo via, Max. È già da troppo L'ho già tempo che rientra. eliminato, l'ho già eliminato. Ok, mi dovete dire i due titolari che affiancano Ibra, uno da una parte e uno dall'altra. Ok? Sì, per dirlo, votate chi non scenderà in campo, perché così, siccome ne potete votare solo uno, è il voto più giusto. Quindi votate chi non gioca. Ok. Ok, chi non gioca, chi non volete titolare?
chi non volete titolare, ovvio che saranno gli altri due. Lo facciamo partire o no? Che non lo vedo. Lo sto riscrivendo. Ok, capito? Chi sta fuori? Ragazzi, la differenza lo sapete meglio di me, fate fantacalcio da 60 anni. Ok, non c'era ancora il calcio, che già in questo paese c'era il fantacalcio. Chi volete? Ah, ok, quindi loro fammi... Ah, vedi? No. Ah, quindi, ok, quindi lasciano fuori Politano. E questa è una bella gara, ragazzi, perché Dybala titolare... Ok, lo abbiamo. Voglio capire chi schierate. Allora, Raspadori sarebbe meritato la titolarità. Gioca con la Lazio, una partita difficile. Politano gioca con l'Empoli, una partita difficile. Chi mettiamo? Allora, chi dice nella chat che praticamente non... Perché non gioca Lozano, quindi Politano tornerà titolare? Fammi vedere un attimo stasera. Dammi un attimo il tempo qua. Allora, voglio vedere una cosa. Giovedì. Mi interessa, ragazzi, a me molto questo. Bisogna guardare tutto. Mi insegnate voi. Allora. Nel Napoli che ha vinto 3-2. Ok, Lozano è uscito. E oggi non è entrato neanche. E ragazzi, la verità è una, che i ragazzi vogliono dentro Raspadori. I ragazzi vogliono Raspadori, eh. Il 53% dice di tenere fuori Politano contro il 41%. Ragazzi, io vi devo dare fiducia, lo so che è quasi... Qualcuno dice che metterebbe anche Ventola in campo. Caspita, io penso, non lo lascerei neanche fuori, cioè proprio da un altro mondo, in un altro pianeta. Non, né in campo, né fuori, né sulla terra. Vedete un po'. Ragazzi, io dico che il sondaggio, nella linearità e nella massima trasparenza, io direi che vince. Quindi se facciamo insieme, io devo dar retta a tutti. Per pazienza da parte di chi invece voleva dentro Politano, ma io devo mettere Raspadori. Quindi la nostra formazione è Dybala e Raspadori con Ibra. Ok, Politano prima riserva insieme a... Non ne abbiamo più perché Leao è infortunato, Giroud è infortunato. E chi mettiamo, ragazzi? Quando è così cosa si fa? Ah, ne metti uno e sai che se non giocano in due giochi in dieci. Ma Giroud, ma non può neanche fare un quarto d'ora. No, metti, ok. Facciamo così. Quei tre con in panchina Politano. Sì, ne metti uno a caso fra Leao e Giroud. Sì, metti Giroud che si è fatto male prima e quindi più vicino al recupero. Ragazzi, ci siamo. Una formazione che, secondo me, male che vada, perdiamo 3-1, non 8-1 come l'altra volta. Quindi vedrete che comunque un passaggio in avanti è stato fatto. Mi è interessata la partecipazione, mi interessa come siete sempre sintonizzati con noi. Grazie per queste 2 ore e 10 minuti fantastiche. Grazie perché noi per primi abbiamo dato la formazione, per primi saremo quelli pronti a portare via 3 punti anche contro il Cammello, che ripeto, ha Zielinski, Vlahovic, Zapata e chi è l'altro? E Simeone, praticamente gli unici 4 che conosce.